Benvenuti alla Scala del Calcio da parte di Piero Gepardo, che è pronto a commentare per voi questa sfida nella meravigliosa cornice di San Siro. Ancora pochi istanti e poi comincerà la sfida tra Milan e Genoa. Ecco l'11 titolare del Milan. Il 4-3-3 con cui scendono in campo oggi ricalca quella che è la filosofia del tecnico, segnare un gol in più degli avversari. È un modulo che in passato ci ha regalato match ricchi di gol e di emozioni. Speriamo dunque di non rimanere delusi. Prova ad andare. C'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. Occhio al corner. Conclusione che è uscita davvero di poco. Doveva fare meglio da lì, la palla non ha girato come si aspettava. Suarez. Palla che finisce in out, calcio d'angolo per il Genoa. Palla messa in mezzo, possono dunque ripartire. Tentativo di chiusura. La regia ci propone due dei possibili protagonisti della sfida di oggi. È un duello, questo tutto da seguire. Due giocatori che non hanno certo... Ha spazio per tirare. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Paredes. Occhio al tiro, gol solo sfiorato qui, da apprezzare il gesto tecnico, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. Chiude bene il triangolo. Si ripartirà con un fallo laterale. Saponara. C'è il movimento senza palla. Attenta qui la difesa, palla allontana. A spazio, prova. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Campionato che per loro sta andando veramente alla grande fino a questo momento. Possono essere sicuramente soddisfatti della loro posizione in classifica. Il Milan, squadra che oggi vuole fare meglio, almeno dal punto di vista del risultato, l'ultimo match quando si è fermata sul risultato di parità nel match esterno contro la Fiorentina. Hanno pareggiato 1-1 pur giocando meglio degli avversari. Presupposti per vittoria. Conclusione che non ha creato problemi al portiere, ha calciato da distanza siderale mancando completamente il bersaglio. Sperava fosse il suo giorno fortunato, meglio lasciarsi alle spalle questo tentativo alla svelta. Pallone lungo per Suso. Occhio al cross sul primo palo. Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol, comprensibile la loro gioia. Hanno finalizzato alla grande, una splendida manovra, approfittando anche dell'atteggiamento imbarazzante della difesa avversaria. Non ha sprecato il cross che arrivava dalla destra. Impeccabile qui sia il cross che la finalizzazione. Uno spettacolo. Era nel posto giusto al momento giusto, la spedita in fondo alla rete. Davvero un gran gol il suo. Chilwell. Hanno perso palla. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. C'è il lancio sulla fascia. Occhio al movimento dei compagni. Cercano di aprire la difesa avversaria. Portiere che non può lasciarsi sorprendere su questo tiro.
Iena. Ecco Saponara. Palla persa. Iena. Suarez può scambiare con il compagno. Recupera palla intercettando bene il pallone. Suarez. Ha rischiato molto il difensore qui, ma gli è andata bene. Ottimo intervento, senza fronzoli. Arriva la segnalazione, sarà offside. Attento qui il difensore che allontana. Chilwell. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Si chiudono così. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Bel passaggio. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Un altro ottimo tocco. Iena, passaggio impreciso, occhio a questo lancio. Prova la botta. Si porta la più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Conclusione a fil di traversa, portiere che non poteva arrivarci. Possibile che l'attaccante abbia visto il portiere leggermente fuori dai pali e abbia provato a sorprenderlo. Gli è andata bene, direi. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Iena. Suarez. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Buono il tocco dentro. Spazzano via il pallone. Stefano, hai un giudizio su quella che è la prossima partita del Genoa? Buona l'idea qui. Assistente, grande protagonista con questa chiamata, fuori gioco di pochissimo, poco male. Non era comunque una chiara occasione da gol. Forze fresche in campo dunque, da una parte e dall'altra. Sembra quasi che i due tecnici si stessero studiando. Prova a sorprenderlo, c'era tutta la potenza in questo tiro. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. Iena riconquista palla intercettando la traiettoria del passante. Buona l'intuizione qui. Castillejo. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Palla che finisce in out. Iena. Palla girata sulla fascia. La mette in mezzo. Peccato, era un buon cross ma non c'era nessuno in area. Upamecano. Chilwell. La squadra avversaria riconquista il pallone. Jefferson. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Il difensore sembrava esserci comunque.
Allenatore sceglie dunque questa soluzione, vuole provare a cambiare la storia di questa partita. Samu Castillejo, occhio al suo movimento. Suso. Jefferson. Cercano col tiki-ta, gran tiro. Matteo, quanti minuti ci separano alla fine del match? Andiamo a bordo campo. Altri 15 minuti al 90esimo, Pier. Bene, Matteo, grazie. Ottima la verticalizzazione. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Samu Castillejo. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto. C'è bisogno di forze fresche. Prova da lontano. Conclusione potente e basta. Mira sballata e pallone che si è perso sul fondo. La sua parziale giustificazione, va detto che era molto distante dalla porta. Non ci ha fatto comunque un figurone, ecco. Suso. Il punteggio li vede avanti 2-0 quando siamo ormai nelle battute finali della gara. Come pensi che questo risultato possa influire sul futuro della stagione? Il prossimo impegno del Milan sarà contro il Napoli. Quella di oggi è una vittoria frutto di una prestazione convincente. L'allenatore può essere soddisfatto. Prova dalla distanza, palla in gioco. Fallo laterale per il Milan. Chilwell. Prova da fuori, conclusione che non ha creato problemi al portiere, ha calciato da distanza siderale mancando completamente il bersaglio. Sperava fosse il suo giorno fortunato, meglio lasciarsi alle spalle questo tentativo alla svelta. Gol Daniga, palla interessante in profondità, ecco Sturaro. Andiamo da Matteo Barzaghi. Quanto manca, Matteo? Appena 120 secondi, ci dividono dal 90esimo. Bene così, Matteo. Se dovessero emergere altri particolari, ovviamente chiedici pure la linea. Il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. Archiviata la qualificazione.